di... Ti facciamo godere i primi momenti di Natale con la Maria. Innovazione per il brasiliano che saluta i tifosi degli istinti e ora si appresta a giudicchiare con Zedabica e Irving Lozano questi palleggi per la sua prima volta in maglia azzurra. Abbiamo visto che ha fatto un gesto scaramantico all'inizio del tempo, ovvero ha saltellato tre volte come fa tra l'altro anche Kvaratskhelia, credo in merito a una questione legata agli infortuni, che di solito fanno questo gesto quando appunto sono tornati agli infortuni. Poi ha baciato, penso qualcosa, un tatuaggio qua sulla mano, e poi si è avviato a fare le foto di tutto. Nel frattempo è entrato in tutto il gioco anche Alessio Zerbin con Diego Demme, e adesso entra anche Nosa Obarekin. Sono assai azzurri, parecchi tatuaggi, no? Non è che non l'avevi fatto. Si dovrebbe per noi avere una pancam dedicata, grazie al nostro Marco Lombardi. Infatti mi sa che mi sentirete poco oggi, no? Sì, poi ti manderemo un po' in giro a vedere da vicino come il Leo acquisto del Napoli si allena ovviamente sul mercato di gioco. Invece dei gialli
ma il tentativo è bloccato dal portiere. Ancora pallone per Victor Osimhen, che cerca il piazzato, lo trova. 7-1. Curioso che rilancia verso Valtaro nel campo. Dove si vede, chiama a raccolta, no, chiama trovato l'acqua, ha trovato l'acqua per dissetarsi in questa, oggi niente seduta sulla ghiacciaia, ma la ghiacciaia non la chiama in campo, quella che sta facendo la differenza anche in partita da vita. Nel tempo, prima di clippare anche questo, possiamo anche chiudere sulla Jesus seduto davanti al palo, quella di Fred Bernardo, quella di Zato, delusissimo ovviamente per questo 7-1 parziale. Poi Gesù chiaramente si lamenta con i compagni, più altro che 7-1 francamente non fa piacere a nessuno, nemmeno nelle singole partite. Arriva Gondini al campo, vuol parlare con Victor Silver. Vediamo se andrà a piazzarsi in porta. Sembra avvenire così questo. Nathan che dialoga con Osimhen gli ha detto, gli ha dato un consiglio, immagino che Nathan ha detto ok, facciamo un cenno con la mano. Pazienza. Abbiamo segnalato male il nome di campo. Un passo dal palo. Victor Osimhen che ora chiama l'arbitro del match, non so come fa a scegliere, ma Nathan si procura, bello scambio. Victor Osimhen trova la scorbiciata e dà il comportamento. Si trova di sinistra anche Juan Jesus. C'era anche lo scavetto. Voleva lo scavetto Zinischi per Demme, per Nata. Che bella assist di Nathan. Questo lui non va. Cioè non viene concretizzata. Giocatori senza la zappa. Sì, ma ruba palla indietro, Benne, Ubaldi, Zinischi, Benne, ancora. Ora Russo recupera la guardia su tiro, palla di Idasia. Ecco andata la impostazione, lo vediamo. Palla per Benne, tutto solo, segna! Di Demme che con questo taglio rasato e rapido riguarda Lorenzo Insigne, se non fosse la mia che taglio. Sì, vediamo se... Rato, Verbin, quasi gol di Gelato. Nathan, palo! Favoloso palo di Nathan. Applaudito però da Piccolo Rossone. Cominciano i gialli. Ma il tentativo è bloccato dal portiere. Ancora pallone per Victor Osimhen, che cerca il piazzato, lo trova. 7-1. Curioso che rilancia verso Valtaro nel campo. Victor Osimhen chiama a raccolta. No, che ha trovato l'acqua. Ha trovato l'acqua per dissetarsi in questa. Oggi niente seduta sulla ghiacciaia, ma la ghiacciaia non la chiama in campo, quella che sta facendo la differenza anche in partita da vita. Nel tempo, prima di clippare anche questo, possiamo anche chiudere sulla Jesus, seduto davanti al palo,
quella di Carlo Bernardo, Carlone Francia appena alzato, delusissimo ovviamente per questo 7-1 parziale. Veramente, ma si lamenta con i compagni più che altro che 7-1 francamente non fa piacere a nessuno, nemmeno nelle singole partite. Arriva il Gondini al campo, va a parlare con il Cosimo, vediamo se andrà a piazzarsi in porta. Sembra avvenire così, questo Nathan che dialoga con Osimo gli ha detto, gli ha dato un consiglio, immagino che Nathan ha detto ok ok, facciamo un cenno con la mano. Dobbiamo scendere di qua, deve essere liberata la tribuna.